fate quando state qui? Tanto posso andare là, corso, mi sa corso. Thank you.
sono contenta, tirato il suo zio, anche foto lo fa. No, dai, l'acqua che ci sta.
fa.
di Gesù Cristo, nostro Salvatore, sia con tutti voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissime, Dio ci chiama alla conversione. L'anno santo della misericordia è il tempo opportuno per ritornare al Signore con tutto il cuore. Preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore. O Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva, soccorri i tuoi figli perché ritornino a te e vivano. Concedici di ascoltare sempre la tua voce, di lasciarci guidare dal tuo spirito e di progredire in tutto e sempre nell'adesione a Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre, parola di Dio. Non vi nascondo la mia commozione nel vedere la nostra cattedrale strapiena, la piazza stante piena, e sono veramente contento di aver proposto questo giubileo dei fatti. E mi fa piacere vedere i nostri fatini che salutano con affetto, circondati dai loro familiari e dalla vita che vuole loro bene. Perché così. Grazie figlia. Che cosa abbiamo fatto questa sera? Abbiamo ripetuto in un certo senso quello che Rosa ha fatto dopo la festa di San Giovanni nel 1204, dopo una malattia da cui era guarita in un modo prodigioso, dopo una particolare rivelazione del Signore, Rosa vestita del sacco francescano percorre la città con un crocifisso in mano.
mi fa piacere perché questa sera abbiamo quasi rinnovato questo gesto di Rosa che ripercorre la nostra vita. Lei, donna, laica, povera, non istruita. E quindi è un esempio per ciascuno di noi, nessuno può dire io non ci riesco. E percorre le vie della città di Viterbo con un duplice insegnamento che questa sera ripete a ciascuno di noi, a me per me. Portando il crocifisso 10 agli interventi, ricordandomi che Dio mi ha voluto bene e mi vuole bene, fino al giorno della vita. E quando si parla della vita, le cose diventano serie, non sono parole. E ha invitato i miglioresi a riconsiderare questo amore di Dio che è capace di illuminare e di dare senso alla vita di Gesù. Questa sera la piccola Rosa ripete a ciascuno di noi lo stesso insegnamento. E lo fa in questo anno particolare della misericordia, che significa dell'amore di Dio per ciascuno di noi, delle viscere materne di Dio per ciascuno di noi. E questa sera tutti siamo chiamati a fare esperienza di questo amore. Chi vorrà dopo potrà anche fare esperienza del sacramento dell'amore e del perdono per la confessione. Ma tutti potranno chiedersi, meglio di fronte a questo amore che dona la vita, che cosa faccio? E non è una questione opzionale, ne va di mezzo l'esistenza concreta e lo stile di vita rinnovato. Perché sentirci chiamati e chiamati a testimoniare l'amore getta luce nuova sulla vita di ciascuno. La vita cambia e cambia il tempo. La vita acquista prospettive diverse, sostenute dalla speranza e dalla solidarietà. E questo dà senso alla vita di Gesù. Rosa ci dice, Peter Belli, ve lo dice a voi anche Facchini, che ama e protegge in un modo tutto particolare quando state sotto la macchina, la sentite la protezione di Santa Rosa e prima di entrare sotto la macchina le dite Rosa proteggici e le dite anche Rosa assistimi nella mia vita, perché la mia vita è sotto la tua protezione, non solo nelle ore del trasporto, ma in ogni momento della mia esistenza. E in un modo tutto particolare la protezione di Rosa è su voi Facchini, che la venerate con affetto, con tanto sacrificio e con grande dedizione. Ecco, Rosa ci dice che cosa sto facendo dell'amore di Dio per me. A tutti. E se qualcuno pensa, ma Dio non mi può voler bene perché sono lontano dalla sua prospettiva, è l'errore più grande. Papa Francesco ci ricorda che Dio ci perdona sempre. Siamo noi che abbiamo paura di essere perdonati e facciamo fatica a perdonare noi stessi. Questa sera la nostra felice buttati nelle braccia misericordiose di un padre. Troverai il calore che rinnoverà la tua vita. Il primo insegnamento che Rosa ha dato e dà a noi. Il secondo è altrettanto importante.
in un contesto culturale e sociale del suo tempo 1250, ricco di divisioni a favore e contro l'imperatore Federico II, ricco di divisioni all'interno delle varie scuole filosofiche che seguivano l'imperatore e che minavano la cultura del tempo, e all'interno della città, divisioni tra fautori dell'imperatore e autori del potere pontificio. E dolorosa percorre la città di tempo dicendo: dovete essere uniti, superare l'emergenza e le difficoltà, uniti per ritrovare la vostra libertà e la vostra dignità, uniti per difendere le tradizioni che hanno sempre caratterizzato la nostra terra. E si può essere uniti se c'è un ideale comune condiviso. Si può essere uniti se c'è l'amore per la nostra città di Viterbo. E uniti riusciremo a camminare insieme tutti, e le differenze di impostazione potranno essere ricchezza per meglio individuare il solco del bene comune, saremo capaci di camminare insieme per il bene di tutti. Ma Rosa ci dice anche, come diceva nel 1250, non aspettatevi dagli altri, siate voi i costruttori di una civiltà dell'amore che possa dar senso alla vita di ciascuno. E Pio XII, proclamando Rosa patrona della gioventù femminile di Azione Cattolica, diceva: Rosa è l'esempio di un laico, di una laica, che si impegna e si dà da fare per il bene della Chiesa e della sua società. Rosa diventa l'esempio per noi, perché diventiamo costruttori di una Chiesa migliore e di una società migliore. E l'esempio di Rosa, apparentemente come donna fragile e senza potiens, potremmo dire noi oggi, era talmente attraente, pensiamoci, la vediamo, è piccolina, giovane, indifesa, senza sostegno, seguente la fede e l'amore per Viterbo. Ebbene, lo vedo che Rosa ha dato talmente fastidio che hanno chiesto ai capitani del popolo di cacciare lei e la sua famiglia dalla città di Viterbo. Il suo esempio ha cambiato il sentire di un popolo, tanto da diventare pericoloso per coloro che non volevano che cambiasse. Amici miei, se siamo costruttori di pace, nell'unità, nella coesione e nella collaborazione, saremo capaci di coinvolgere le persone e di migliorare la nostra Chiesa e la nostra società. Ecco, questo mi sembra che Rosa oggi, come nel 1250, dica a noi vita. Chiedo solo di pensarci. E se credete, l'invito è che lo facciate, attraverso il sacramento della confessione, ritrovate la gloria di un amore di Dio accolto che scalda il cuore e può essere portato ai canti. C'è di Santa Rosa con la sua preghiera e la sua intercessione. A Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho
Sono giornalista e faccio un inglese per un giornale. Io ho pietà di tutti, ma anche lei abbia pietà per chi lavora. Quindi calma, sangue freddo. Thank you.
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, a capo e a cielo. Rendiamo grazie a Dio. E viva Santa Rosa.